Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di qualcosa che normalmente non porto qua sul canale, ma che quando l'ho visto mi ha lasciato talmente a bocca aperta che ho detto wow, no, devo fare assolutamente un video e condividerlo con i miei iscritti, perché sicuramente tanti sono interessati a questo prodotto. Ragazzi, quello di cui parleremo oggi, come avrete capito dal titolo, è il nuovo Forza Motorsport, il gioco per auto prodotto per Xbox, che ragazzi è allucinante. Gli sviluppatori hanno detto che sarà, diciamo, il punto di riferimento, perché non si è mai raggiunto un livello di realismo come sono riusciti ad ottenere loro. Forza Motorsport, per chi non lo sapesse, è un gioco di corse che nella sua versione 7 è datata ancora 2017, quindi molto vecchio, perché poi comunque è stato sviluppato Forza Horizon 5, che è una versione sempre di guida di auto, ma diciamo con un'impronta un po' più arcade e con delle situazioni di guida diverse. Si guida sullo sterrato, si guida con qualsiasi macchina sullo sterrato, cioè è divertentissimo, ha una grafica allucinante ma una concezione diversa, mentre Forza Motorsport è sempre stato appunto per Xbox il punto di riferimento per quanto riguarda le corse per auto e la velocità. Con questa nuova versione, che sarà ovviamente un'esclusiva Xbox, quindi un'esclusiva che sicuramente dà valore alla console Xbox, e questo nuovo gioco arriverà nella primavera del 2023, quindi non tra molto. E ragazzi, guardate che spettacolo, è allucinante, da rimanere a bocca aperta, anzi da rimanere con la bavetta che esce dalla bocca, perché è veramente fantastico. Per chi ama questo genere è davvero fuori di testa. Loro ovviamente puntano a superare Gran Turismo 7, anzi dichiarano di avere superato Gran Turismo 7 con questo gioco, che è molto più realistico, con delle situazioni veramente pazzesche, partendo dal dettaglio delle auto che sono veramente curate nei minimi particolari, fino al dettaglio delle piste. Ma guardate anche che spettacolo il dettaglio di quello che è la natura intorno alle piste, cioè veramente ogni particolare ricreato in maniera maniacale. Anche i riflessi sulle auto sono pazzesche, sia sulla carrozzeria che sui vetri, e i riflessi nelle pozzanghere, sul bagnato, cioè veramente allucinante quello che è stato fatto con questo gioco dal punto di vista grafico. E un altro dettaglio che è trapelato è il meteo, che oltre a cambiare dal punto di vista appunto meteo, cioè pioggia, sole, queste cose che comunque siamo abituati già a vedere anche in altri giochi, abbiamo anche il cambiamento della temperatura, che va a influire sul rendimento delle gomme. E quindi capite che si è raggiunto un realismo davvero incredibile. E un'altra cosa che è stata ancora migliorata, sempre dal punto di vista estetico ma anche della resa effettiva quando appunto si va a fare un incidente, è, oltre ad aver ricreato gli incidenti in maniera ancora più realistica, sono anche i danni che le vetture subiscono e gli effetti che ha sulla carrozzeria, davvero pazzeschi e incredibili. Si è raggiunto un realismo fuori di testa, davvero davvero allucinante. Ovviamente mancano ancora tutti i dettagli per sapere quante auto ci sono, quali auto ci sono, quale piste ci sono. Si sa che sono disponibili, tipo Spa sarà disponibile anche Laguna Seca, cioè tanti circuiti mitici si sa già che ci sono, ma mancano un po' di dettagli. Però sarà tutto sicuramente chiarito il 25 gennaio, quando ci sarà l'evento Xbox, dove probabilmente magari verrà rilasciata anche la data ufficiale, perché si sa che è in primavera ma non c'è ancora una data ufficiale. Però si sa che per chi è abbonato a Game Pass lo avrà gratuitamente all'uscita, quindi l'abbonamento Game Pass ci permetterà di giocare all'uscita a questo gioco, incluso appunto nel nostro abbonamento. Ed è anche questa una notizia da non sottovalutare, perché comunque utilizzare l'abbonamento Game Pass, per chi non lo sapesse, un abbonamento pazzesco, ci permette di giocare a centinaia di giochi con un abbonamento mensile in totale libertà, ma anche a giochi appunto nuovi, come potrà essere appunto Forza Motorsport quando sarà disponibile sulla piattaforma. Ci tenevo a fare questo video perché io sono appassionato, mi piace seguire il rally, mi piace seguire la Formula 1, mi piace seguire Le Mans, cioè mi piace molto il mondo motorsport, ovviamente non in maniera maniacale, però mi piace quando c'è una gara gustarmela e apprezzare quello che succede all'interno di una gara. E vedere che si è arrivati a creare un gioco con una qualità e con una resa, un impatto visivo, un realismo di questo livello, non potevo fare altro che condividerlo con voi, perché è tanta tanta roba. E anche perché magari tanti di voi sono indecisi se acquistare PlayStation o Xbox, magari adesso hanno un motivo in più per fare una scelta, quindi scegliere Xbox, perché sanno che hanno questa esclusiva che tra pochi mesi sarà disponibile e potranno o acquistare o utilizzare dal pass, nel caso abbiano l'abbonamento Game Pass. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto nei
nei commenti per sapere la vostra opinione su questo livello che si è raggiunto nei videogiochi, soprattutto nel mondo dei videogiochi da corsa, dove veramente è imbarazzante quanto è reale. Quindi aspetto tutte le vostre opinioni qua sotto nei commenti, e se questo mio video vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tantissime novità, anteprime, spoiler dei prodotti, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!